Ciao gamers, bentornati sul canale di giochi Next Gen. Siamo oggi tornati ragazzi su PES 2016, ma come vedete dalla prima immagine penso che abbiate capito un po' tutti, almeno chi gioca su PES, che sono andato nella Master League. Eh sì ragazzi, perché ho iniziato a fare la carriera allenatore su FIFA e quindi mi è sembrato giusto portarvi anche la Master League su PES. Premetto ragazzi che non ho mai giocato né a PES 2015 e né a PES 2016 alla Master League, quindi non so i progressi che abbiano fatto o che differenze ci siano rispetto a un bel po' di anni fa. Comunque ragazzi, quella è la foto dell'allenatore, che sarei io praticamente. Ho creato così il personaggio e quindi andiamo avanti. L'ho chiamato ovviamente Giochi Next Gen. Scegli il club in cui iniziare la tua carriera da allenatore. Il tuo contratto ha durata annuale, intanto riceverai offerte di altri club, consentendo di esercitare il tuo mestiere altrove. Ragazzi, io direi di partire, se per voi va bene, dalla Serie B, per essere un po' più veritiera la Master League. Quindi magari partiamo dalla Serie B e quindi poi magari riceveremo offerte da altri club. Io, essendo ragazzi comunque di Bari, essendo barese, ovviamente parto dalla mia squadra del cuore, ossia il Bari, che lo riconosco dai giocatori. Ah, come livello di difficoltà ho impostato professionista, quindi parto col professionista. Poi magari se è troppo facile o abituandomi aumento il livello. Eccoci qui ragazzi, agosto 2015 si è entrato a far parte della squadra Bagnaroni in qualità di allenatore nuovo. Ragazzi, guardate quanto sono bravo. Ok. Figata. Bellissima questa introduzione ragazzi. Guardate come, ragazzi. Allora, assistente, benvenuto in casa Bagnaroni. Io sono assistente della squadra e non vedo l'ora di lavorare con te. Insieme allo staff ti fornirò tutti i consigli e informazioni utili per gestire la squadra. Assistente, allora, seconda divisione si comincia, il 21 abbiamo la selezione squadra nazionale, giocatore, miglior giocatore Europa UEFA, ultimo giorno finestra mercato. Allora, assistente, la finestra di mercato è aperta. Al momento abbiamo 2.240.000 euro di monte di budget per il calciomercato. Abbiamo già ricevuto una richiesta di uno dei tuoi giocatori, perciò dovrai rispondere. La schermata iniziale è una vera figata. Ho ricevuto una richiesta di trasferimento per Nouma. Allora, aumenta il costo di trasferimento, scegli un giocatore da scambiare. Ragazzi, questi sono i loro giocatori, io posso scegliermene uno da scambiare. Magari lui. Probabilità ingaggio 0%. Facciamo un passaggio a prestito con opzione di acquisto. Oh no. Ragazzi, perché non so se è forte. Ragazzi, abbiamo appena venduto Nouma, spero di aver fatto bene. Schema di gioco. Allora, la squadra è già impostata bene. Azione squadra, stili offensivi, contropiede, no. Possesso palla, passaggio lungo, c'è un passaggio corto sulle fasce, modulo fisso, sì. Ok ragazzi, allora poi facciamo senza possesso palla, serie difensivi di difesa decisa, sì. Ok, pressing aggressivo, linea difensiva, va bene così. E ora vediamo i titolari. Allora ragazzi, Maniero, De Luca, Rosina in panchina, chi abbiamo? Abbiamo Boateng, Sansone, Puskas, Minala, Romizzi. Qui abbiamo Defendi, Gente Slogu, Valiani. Io qua ragazzi li metto Romizzi. E poi Don Corto, Nucci, Radad e Jakimowski. Abbiamo Valerio Di Cesare in panchina. Abbiamo Gemiti, che lo metterei qua. E qua metterei Di Cesare al posto di Tonucci. Qua abbiamo ragazzi, guardate quanti... Ragazzi, il Bari è una squadra quest'anno completa. È una delle squadre più forti della Serie B, come proprio come organico, è stata fatta molto molto bene. Quindi direi che la formazione iniziale va benissimo così. Ok, qui puoi passare il programma allenamento giornaliero, equilibrato. Ah, vedete, bellissimo. Sì ragazzi, direi di lasciare equilibrato a tutti, magari a Maniero
il tiro. Anche se Maniero c'ha già un buon tiro, però. A De Luca il dribbling. A Rosina il passaggio. Valiani che è un, cioè un incontrista alla difesa. Defendi. Ah, vabbè, lasciamo equilibrato. Anzi, ragazzi, lasciamo equilibrato solo a loro. Ok. C'è anche la primavera, ragazzi. Bellissimo. Veramente molto molto bello. Devo dire che sto rimanendo sorpreso dalla Master League. Ragazzi, vi invito subito a lasciare un commento se vi può interessare, che vi porto anche la Master League su PES, e se vi piace. Io la sto trovando veramente molto affascinante, anche per la primavera. Mi ricorda molto Sensible Soccer, per chi è insomma della mia età e chi si ricorda questo gioco, con giocatori sviluppabili anche dalla primavera. Ragazzi, passiamo alle trattative. La forza più deboli. Ok. Aria. Inghilterra, Francia, Olanda, Spagna, Portogallo, Europa. Io, ragazzi, punterei sul Brasile. Sapete com'è? Oppure sull'Europa, non lo so. Andiamo sul Brasile. Allora, il miglioramento, giocatore gialli, abilità dei giocatori. Valutazione generale. Facciamo valutazione generale. Entro budget squadra, ovviamente, sì. Ok. Perfetto, ragazzi. Vediamo se troviamo qualche brasiliano tipo Aristoteles, di allenatore nel pallone. Ok, attenzione ragazzi, si è fermato avanzamento. Vice allenatore Doma ha lasciato la squadra. Il rapporto osservatore è stato aggiornato, dai un'occhiata. Allora ragazzi, abbiamo ricevuto un rapporto osservatore. Allora, Noma, avete rilasciato questo commento. In questi anni mi hanno coperto d'affetto e ne sono veramente grato. Ti auguro solo il meglio. Bari. Bagnaroni. Allora, rapporto osservatore. Attenzione ragazzi, forse ho trovato qualcuno. Sì, ecco qua. Leo, che è un portiere. Perché PT. Ex Primavera. Poi abbiamo un centrocampista, Williams. E un difensore centrale. Allora, progressi di sviluppo, protettore è in declino, mentre lui è in miglioramento. Che ragazzi, vediamo Williams. Allora, in entrava una tale per i prestiti. Ok. Anche se ragazzi, io ora voglio andare alla ricerca di un attaccante. Allora, posizione attaccante. Stavolta ragazzi, in Argentina. In miglioramento. Perfetto, ok ragazzi. Allora, rapporto staff. Questo è un rapporto sul tipo di giocatore, abilità VGG di Gemiti è diminuita a 70. Quindi Gemiti sta andando indietro anziché avanzare. Allora ragazzi, c'è stata una modifica del trattativo per il trasferimento di Williams. Vediamo un po'. Allora, termini offerti, data di trattativa, prestito, costo di trasferimento 843.000, anni 1, opzione d'acquisto. Sono stati ridefiniti i termini, rinegoziando il contratto per riuscire a ridurre i costi di trasferimento. Ok. 51% ragazzi, io comunque ho ridotto i costi delle trattative, perché insomma meglio risparmiare. Inoltre ragazzi, gestione squadra, allenamento, Gemiti. Facciamoli fare una preparazione fisica. La rinegoziazione è stata completata. Un'opzione d'acquisto è stata aggiunta all'accordo di prestito. Ok ragazzi, allora abbiamo preso Williams, vedete, da 873.000 pagheremo 675.000 euro per il suo prestito. E abbiamo anche un'opzione di acquisto di 7.269.150 euro. Ragazzi, però lo prendiamo in prestito per un anno, vediamo com'è. Accettiamo i termini. E ok ragazzi, ok. Perfetto ragazzi, abbiamo concluso il nostro primo acquisto. Il trasferimento verrà il 15/8, cioè all'indomani, perché vedete oggi è il 14 agosto. Ha ingaggiato un giocatore, ecco qua, Williams si è aggregato alla squadra. Ok ragazzi, abbiamo rafforzato ancora di più il Bari. Allora ragazzi, sta per iniziare la Serie B. Come vedete sotto, oggi è 15, abbiamo la prima partita. Io nel frattempo mi andrò a leggere queste squadre, in realtà quali sono nella Serie B reale, perché attualmente non le conosco. Mi ero dimenticato che PES non ha purtroppo tutte le licenze. Allora ragazzi, io vi invito a lasciare un like per questa Master League, così mi fate capire che vi può interessare. Vi invito a commentare. Ragazzi, commentate, perché io non la conosco, quindi aiutatemi a suggerirmi possibili calciatori che posso prendere in prestito, che si sviluppano bene, magari giovani che diventano forti. Se sapete come posso
trasformare queste squadre con le licenze reali senza modificare manualmente, perché ci vorrebbe molto tempo. Se magari sapete un modo sulla PlayStation 4 per mettere le licenze ufficiali, scrivetemelo sotto, così magari trasformo le squadre senza licenza e così abbiamo i nomi reali. Ragazzi, confido in voi nell'aiutarmi a sviluppare questa squadra, il Bari, con i vostri suggerimenti, i vostri consigli tattici, se avete degli allenamenti da suggerirmi da fare, qualsiasi cosa, ragazzi, per chi di voi già fa la Master League mi sarebbe molto utile. Vi invito a iscrivervi, ovviamente, se non avete ancora fatto, suggerite il canale ai vostri amici. Ragazzi, mi raccomando, seguitemi sui social network Instagram, Facebook e Twitter, che trovate sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Qui da Angelo Nero 83 è tutto. Ciao gamers.